Voglio darvi solo un consiglio. Questo, per ora, non fatelo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Prima il patentino, poi l'assicurazione e ora, come se non bastasse, dobbiamo anche registrare ogni nostro singolo drone. O almeno solo se volete volare legalmente. Ma è possibile che per usare un piccolo drone come questo dobbiamo andare contro a tutta questa trafila burocratica? Purtroppo sì ragazzi. Ma almeno per ora potete risparmiarvi un passaggio e risparmiare qualche euro. Perché se per il patentino possiamo aspettare oppure provare sin da subito ad effettuare l'esame online con tutti i problemi che vi ho già detto nel video che trovate qui in alto a destra. E comunque se non va bene potete riprovare più volte, se va bene invece lo superate potete pagare i suoi 31 euro richiesti per stampare questo certificato anche quando sarà obbligatorio da luglio. Ovviamente luglio 2020. Se invece l'assicurazione potete sottoscrivere sin da subito per evitarvi problemi in caso di incidenti e costa davvero poco. Io questa con Dronezy l'ho pagata tra i 30 e i 40 euro circa. Se quindi queste due cose sono abbastanza facili da ottenere, quel che non mi va davvero giù è dover pagare sin da subito 6 euro ad ENAC per ottenere il QR code da applicare su ogni nostro singolo drone. E quindi ad esempio se possediamo 10 droni andare a pagare 60 euro è questo. È un bel problema. Per ottenere e stampare il QR code da appiccicare su ogni nostro singolo drone dovremo passare dal sito di Fly. Esatto ragazzi, lo stesso sito che ha partorito questo capolavoro di video. Io ho ancora gli incubi su quel video. E nonostante fino al 1° luglio non sia obbligatorio registrare ogni nostro singolo drone su di Fly e stampare il QR code, in tanti lo state già facendo e mi chiedete ogni giorno come fare per registrarli nel modo corretto. Ora però fermiamoci un attimo e riflettiamo. Perché se dal 1° luglio l'Italia, quindi ENAC, andrà ad adeguarsi alle disposizioni europee di EASA, non, attenzione, non dovremo più pagare la registrazione di ogni nostro singolo drone, ma pagare unicamente la registrazione del pilota. Come ci spiega più chiaramente il nostro amico Quadricottero News nel suo articolo che vi lascio linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video. Quindi dal 1° luglio 2020 avremo, lo ripeto, se ENAC andrà ad adeguarsi alle disposizioni europee come dovrebbe fare, un solo e unico QR code legato non più al drone ma al pilota. Questo significa che non dovremmo più pagare 6 euro per ogni nostro singolo drone, ma pagare una sola volta per noi piloti e stampare ogni volta lo stesso QR code da applicare su ogni nostro singolo drone, che sia un Mavic 2 Pro oppure un Wingsland S6 o un Fimix 8SE, un Mavic Mini, un Amsanzino 2, un Midron 4K, insomma quello che è. Quindi ora mi chiedo, e ve lo starete chiedendo sicuramente anche voi, perché ENAC ci sta facendo pagare 6 euro ora per ogni nostro drone se poi a luglio cambierà tutto? Sinceramente, non lo so. Quindi Michele, cosa ci consigli di fare? Io personalmente vi consiglio di aspettare. Per ora non registrate ogni vostro singolo drone su di Fly per il QR code, ma aspettiamo luglio, perché se tutto va come dovrebbe, in teoria dovremmo registrarci una sola volta. E se tutto non dovrebbe andare come dovrebbe, beh, sarebbe l'ennesimo casino all'italiana. Bene ragazzi, direi che questo è davvero tutto. Ditemi ora voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda, perché secondo voi ENAC sta chiedendo 6 euro per ogni drone se poi a luglio dovrebbe cambiare tutto? Parliamone come sempre qui sotto nei commenti, discutiamo insieme. Io sono come sempre a vostra totale disposizione, in caso di dubbi o domande chiedete pure. In descrizione video vi lascio i link all'articolo di Quadricottero News dove spiega molto meglio di me tutta questa faccenda e anche i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals dove pubblico offerte anche sui droni e il link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato utile e volete supportarci, vi ricordo che
Tutti i nostri video, live, anteprime, recensioni, guide sono totalmente gratuite per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E inoltre vi chiedo di condividere questo video a tutti i vostri amici a cui potrebbe interessare l'argomento. Bene, direi che questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, se Enak non viene a trovarmi dietro casa, sempre qui, spero, su Addicted to Tech. Ciao ragazzi e buon volo!